allora perché ci devono prendere per il culo così? Perché gli permettiamo di prenderci per il culo con scoperto il latte della vita? Vogliamo parlare del TFR, trattamento di fine rapporto, e io direi di iniziare con una nota confortante. Cioè, gli italiani non bevono qualunque cosa che gli danno da bere, perché nel caso appunto della legge che prevede il passaggio del TFR, del trattamento di fine rapporto, ai fondi pensione o in generale alla previdenza integrativa, tutti sono d'accordo. Proprio questa è una vera legge bipartisan, la legge fatta da Maroni, Tremonti, poi tale quale viene anticipata all'inizio dal governo Prodi. E sono tutti d'accordo, c'è un coro unanime, politici, sindacalisti, economisti, giornalisti, tutti dicono ottimo, bellissimo, bisogna veramente abbandonare questo vecchio rottame che è il TFR e bisogna andare in fondo di pensione. Beh, gli italiani però a quanto pare così, cioè, sentono puzza di bruciato, sentono puzza di imbroglio e esitano a obbedire a questo coro di pressanti inviti e hanno qualche ragione a avere dei dubbi. E che c'è una piccola trappola, nel senso che se uno non fa nulla, il suo TFR futuro, quello che matura da quest'anno in poi, va a finire in un fondo pensione e per giunta non può più tornare indietro, e questo non è esattamente la libertà di scelta, il fatto che una scelta fatta vincola anche se uno è giovane per 40 anni. Io non nego che ci siano difficoltà, che ci potranno essere in futuro difficoltà riguardo alle pensioni, ci sono meno giovani, non c'è un boom economico, il punto non è che non ci saranno difficoltà, il punto è se conviene dare un calcio al TFR, perché dare un calcio al TFR ha alcune conseguenze antipatiche, che alcune non vengono ben sottolineate. Prima conseguenza, quando uno perde il posto di lavoro, viene licenziato, non ottiene la liquidazione, deve aspettare l'età in cui andrà in pensione, età in cui andrà in pensione che lui stesso non conosce, potrà essere 60, 65 anni, non si saprà quando sarà la legge che lo manda in pensione. Quando va in pensione non ottiene tutta la liquidazione come adesso, cioè quello che ha messo da parte nel fondo pensione, perché metà obbligatoriamente viene convertito in una rendita vitalizia, lo sarà a condizioni che non contratta lui, sarà a condizioni che contrattano altri, per cui, come dire, rinunciare al TFR vuol dire perdere un po' di libertà, disponibilità, quindi è una cosa un po' antipatica. La cosa dovrebbe aver senso perché uno dovrebbe ottenere di più alla fine come capitale finale, quindi come pensione, mica detto. Per cominciare si parla moltissimo del vantaggio fiscale. E i fondi pensione, la previdenza integrativa hanno un trattamento fiscale agevolato rispetto al TFR, ma non poi così tanto. Quello che si risparmia, soprattutto per un giovane con redditi bassi, è meno di quello che costano mediamente i fondi pensione e le altre forme previdenziali. Può darsi che i fondi pensione renda di più, anche se non è sicuro, del TFR. Quello che invece è fuori discussione è che il TFR è più sicuro di tutti i fondi pensione che adesso esistono, che fino adesso esistono, perché il TFR garantisce il potere d'acquisto, cioè garantisce contro l'inflazione i soldi messi da parte. I TFR sono soldi messi da parte, un risparmio forzoso, ma è un risparmio, sono soldi del lavoratore messi da parte. Il TFR lo garantisce rispetto all'inflazione. I fondi pensione che adesso esistono, magari ne verranno fatti meglio, anzi la legge prevede che ne devono venire alcuni con maggiori garanzie. Potrà essere così, dovrà essere così forse, vediamo come sarà. Adesso come adesso, la sola sicurezza di difesa nei confronti dell'inflazione, che non ci sarà magari fra 6 mesi, però fra 10-20 anni potrebbe essere anche altissima, è data dal TFR. Nella forma che ha, nella legge che ha, come esiste dal 1982. I fondi pensione, se esisteranno fondi pensione con garanzie analoghe, ma ben vengono. Per esempio dal 62 all'82, che vuol dire 20 anni, le azioni hanno perso circa il 70-80% in potere d'acquisto, mentre un TFR che fosse esistito allora con le norme attuali avrebbe conservato quasi tutto il suo potere d'acquisto. Quindi questa esaltazione dell'investimento azionario in effetti ha un motivo di bottega, cioè il gestore gestendo azioni guadagna molto di più che gestendo obbligazioni, quindi andiamo piano con esaltare le azioni. E qui arriviamo all'altro problema dei fondi pensione. Comunque questi fondi qui saranno gestiti in gran parte dagli stessi che gestiscono i fondi comuni di investimento, quelli italiani esistono dalla metà del 1984, quindi sono più di 20 anni che esistono. Beh,
stato un disastro come hanno fatto Cilecca su tutta la linea. Insomma, io ho scritto anche un libro, quello che era l'occasione di Beppe Grillo, sul risparmio tradito, che spiega fra l'altro, cioè, come siano stati mal gestiti, ormai sono più di 20 anni, i fondi comuni. Quindi, le stesse persone che vanno a gestire i fondi pensione, come dire, non te pongono molto a favore. A questo punto, il consiglio che si può dare è quello di bloccare le cose, dire adesso mi tengo il TFR, poi fra un anno o due magari vedremo. Può anche darsi che convenga mettere in qualche fondo pensione, ma bisogna vederlo esaminando meglio le cose, perché così come sono adesso la situazione attuale, di sicuro ci guadagneranno sindacati che hanno dei posti dal sistema della gente che gestisce un enorme lavoro amministrativo che ha un fondo pensione, fra l'altro quelli negoziali, un enorme lavoro amministrativo, tutti i versamenti che arrivano, migliaia e migliaia di versamenti ogni mese diversi, eccetera, eccetera. Ci guadagnano i gestori, ci guadagnano le compagnie di assicurazione, che ci guadagnano anche i lavoratori, è possibile, ma bisogna vederlo. E non dimentichiamo che comunque il TFR è sicuro, è garantito comunque anche dall'INPS. Se l'azienda fallisce, il TFR non va perso. Non esiste una garanzia analoga che garantisca di avere almeno il TFR all'età della pensione con i fondi pensione, a meno che adesso faranno dei fondi con questa garanzia. Io non dico che sia obbligatorio evitare i fondi pensione, chi sceglie i fondi pensione sia un pazzo, un giocatore d'azzardo, non dico questo. Il problema è che hanno pensato bene la cosa per far entrare più gente possibile nei fondi pensione. Cioè, se uno non dice nulla, automaticamente va nei fondi pensione. Uno potrà anche entrare in un fondo pensione fra un anno, se vuole fra due, non è la fine del mondo. Se è giovane, un anno o due su 40 vogliono dire poco. Se è vecchio, ugualmente un anno o due su 40 di lavorativi vogliono dire poco. Per bloccare la situazione e avere poi tempo per riflettere, bisogna comunicare per scritto al proprio datore di lavoro che si sceglie di tenere il TFR in azienda. In questo modo, poi, se uno vuole, potrà anche cambiare idea dopo, ma intanto adesso si tiene il TFR.